Io tante volte leggo delle notizie che mi mandate che io dico, ma può succedere una cosa del genere? Allora vado a cercare la fonte e in effetti queste cose succedono veramente, ma la gente è esaurita. Non so se è il caldo, se è l'aumento del gas e della luce, che la gente dice, ma se la faccio finita non... Sposa un pupazzo cucito dalla madre, al matrimonio 250 invitati. Non è finita, voglio un figlio da lui. Ma perché? Ecco, soprattutto perché? Cioè non. Qui è la madre che gli farà i figli perché si è nascosto al buio nella stanzetta, si mette lì la mamma e fa i figli. Gli ruba il marito, il pupazzo, così per farlo simile, i figli falli simili. Si mette lì al buio e gli cuce 7-8 figli, non lo so. Poi la mattina questa si sveglia, gli rimette il pupazzo del marito a fianco e i figli nelle culle, gli compra le cose. Questa si sveglia, guarda, c'ho 7-8 figli, ho fatto. Ma non lo so perché. Come fai ad avere un figlio da un pupazzo? Cioè, non... Cucito a mano. La mamma gli ha cucito a mano il marito praticamente, un pupazzo, e lei se l'è sposato. Hanno fatto la cerimonia con 250 invitati. Beh, pensa alla gente che dice, ma io ho speso 100 euro di regalo. Aiuta! Per un pupazzo. Aiuta! sai che quando ti invitano al matrimonio è peggio di una lettera dell'Agenzia delle Entrate. È quasi meglio una multa, guarda. Dice, ma è verde? No, non è verde, no, mannaggia la miseria, no. Non l'aprire, amore, devo aprire. Che, no, Agenzia delle Entrate, no, peggio, amore. No, non me lo dire. Sì, si sposa. No, chi? Francesca e Luisa, no. Quando? Il 12 di agosto, ma no! Che fa leggermente caldo, tu sai che devi vestirti con la tuta mimetica per scappare a un certo punto, no? Per scappare nel primo bosco che vedi, ti butti di... No, veramente, fa quel caldino che tu devi mettere la giacca e la cravatta e ogni volta che metti un pezzo, che ne so, parti dal calzino fino ad arrivare alla cravatta, è un insulto agli sposi, no? Che dici, come mai dopo si separano? Perché per tutti gli insulti degli invitati, è normale, ti hanno mandato tante di quelle iettature che per forza ti sei separata dopo una settimana, ma... Perché il 12 di agosto è da vigliacchi, è da persone scorrette farmi mettere la cravatta per tutto il giorno. Ma poi per chi? Per un pupazzo! Per un pupazzo! No, fammi capire! Mamma, ecco, io immagino gli invitati, 250 invitati che hanno presenziato al matrimonio di lei col pupazzo cucito a mano dalla mamma. Pensa ai commenti, non delle donne, ma perché le donne poi sono strane, le donne, no? Siete strane voi donne, sicuramente avete visto il pupazzo, hanno visto il pupazzo, però dai, non è male, cioè non... Ma come? Alla fine, cioè. Sì, perché la donna c'ha quello spirito materno che giustifica sempre le altre... Cioè, ma sì, dai, però in effetti... Cioè, guarda, non c'è neanche la pancia, cioè non... Ma come? È un bel ragazzo, anche abbronzato. Ma chi? Guarda che bel tessuto, cioè. Guarda come è cucito bene, cioè. Mentre gli uomini, che siamo un po' più grezzi noi siamo un po' più ignoranti, immagina i commenti, ma chi te è vivo? 150 euro ho speso per venire a sto matrimonio, cazzo, sto sudando, ho le mutande bagnate per un pupazzo, ma. E magari lei te lo presenta anche, no? Perché è chiaro che... Pensa agli inviati, bacio. Ma come? Beh sì, scusa, al matrimonio bacio, devi baciare il pupazzo, no? Vabbè ragazzi, è successo ragazzi, non, c'è anche il paese, dopo lo leggo, è scritto in cirillico, non si capisce, è scritto in piccolo, dopo lo leggo. Su Studio Più. Comunque viva l'amore, viva il matrimonio ragazzi, ci mancherebbe, io sono pro matrimonio degli altri. Ma dai! Ma non mi invitate.